Guarda me come sono messo. Lui è mio nonno e come tanti altri romagnoli ha perso tutto per colpa dell'alluvione. 9 vittime, 40.000 sfollati, tra fiumi e torrenti esondati, 41 comuni sott'acqua, 400 strade bloccate. L'altra mattina mi sono messo a piangere. Ieri mattina? Adesso, Io ormai vivo a Milano e mi era impossibile raggiungerli. Sapete perché? Questa è la situazione del ponte adesso. Ho portato via tutto il ponte, è rimasto solo su una campata. Così ho mandato un mio amico a riprendere la situazione il giorno dopo dell'alluvione. Allora cap, sono appena arrivato all'inizio del viale di tua nonna. Ho dovuto per forza parcheggiare all'inizio, perché da come potrai vedere da queste immagini è impraticabile. Stanno cercando di liberare le fogne da tutto l'ammasso di monnezza che è arrivata giù dai viali. Guarda qui che montagna. Cioè cap, questa è una montagna. Questo è l'asfalto, guarda quanto è alta. È un disastro. Questa è casa di tua nonna. Cioè, guardate il disastro. Ciao, come stai Erika? Tutto bene? Ciao, bravo. Ciao Federico. Mio marito. Mi ha mostrato tutti i danni che l'alluvione ha causato a casa dei miei nonni, a partire dal garage. Porca boia. Cioè devi andare con un sub. Cap, questa è l'altezza che ha raggiunto il livello dell'acqua. Più alta di tuo babbo, 1,20 m quindi. La tromba delle scale. Qua era tutto pieno d'acqua fino qui. Mamma mia. Cioè quindi le scale erano completamente sommerse, come nel Titanic che vedevi le scale. Come nel Titanic, esattamente. Mamma mia, ma qui c'è un botto di danni. Sì. Impianti elettrici. Questo è il quadro elettrico. Quindi completamente sommerso anche il quadro elettrico. Il quadro elettrico saltato, quindi non c'è la luce da nessuna parte. Qua il contatore della luce sono stati tutti sommersi. È pericolosa sta cosa. E infine la sua auto. La macchina non si può dire da qua. Da buttare proprio. Quando è che è successo che vi siete accorti? Ieri mattina. Già da ieri mattina ha iniziato ad allagarsi il garage? Eh sì, ieri mattina alle 8:30 quando siamo stati su c'era la strada che era un fiume, veniva giù l'acqua a fiumi, l'acqua è arrivata ai contatori. È saltato tutto. Da quando sei bambino hai mai visto una cosa del genere? Molto meno l'acqua. Siamo riusciti tramite le pompe, la corrente non è venuta meno perché non è arrivata agli interruttori. È andata abbastanza bene. Adesso stavolta invece siamo preoccupati. Quando ti capita ti lascio sempre. L'altra mattina mi sono messo a piangere perché... Ieri mattina? Adesso, Cap, avrei voluto parlare anche con tua nonna, però l'ho vista molto giù di morale, per cui ho preferito parlare con Tony, tuo nonno, che mi è sembrato un po' più forte. Questo è il motivo per il quale non ho parlato con tua nonna. Comunque, forza Emilia Romagna, ce la possiamo fare. E quindi ho deciso che gli avrei regalato una nuova auto. Così ho iniziato a fare delle ricerche, ci ho messo veramente ore, ero ossessionato, dovevo trovarla in fretta. Il problema? Ci sono problemi sia per il passaggio di proprietà che per l'assicurazione, se la macchina invece che prenderla a Riccione la prendi su a Milano. E la sera stessa ricevo una chiamata inaspettata. Mia nonna. Oi, come stai? Stiamo bene di salute. Per il resto? Un po' di mal di schiena, un po' di mal di gambe, roba così. Ma perché avete pulito? La vecchiaia si fa sentire. Ascolta, io verso sabato vengo giù a Riccione, vengo a trovare. Ah, bravo. Dovevo mentirle per forza. Ciao. Allora era tutto chiaro. Dovevo andare a Riccione. Siamo pronti a partire per Riccione. La macchina è lì che mi aspetta. E i miei nonni ancora in tutto questo non ne sanno nulla. Stavo giusto dicendo: speriamo che non ci sia traffico. Questa è l'autostrada. Stiamo andando a 0 km orari. Sarà un lungo viaggio. I'm the black JB, the way these bitches play. La prima tappa era andare a controllare lo stato della macchina di mia nonna. Siamo arrivati all'autodemolizione. Qui tra poco dovremmo trovare l'auto di mio nonno. Aka me l'ha descritta come un sorbetto al caffè con le ruote. Non dovrebbe essere complicato trovarla. Questa? Porco due. No. No. Cioè è devastata st'auto. Devastata? Guarda che roba. Cioè è inutilizzabile. Come fai? Veramente senza parole. Quante auto vi hanno consegnato in questo stato? Tante, vero? Che roba, guarda anche questa. Sono letteralmente di fianco al concessionario, non vedo l'ora di vedere la macchina. Ci siamo? Là. Allora, come state? Bellina, Diogo. Senti che odorino che viene da qua dentro? No, spacca, sono contento. Prima accensione della nuova macchina di mia nonna. Eccola qui, 44.000 km. Cos'è? Rifornimento, no, figa, già? Aspetta. Prima partenza con la macchina. Ok, devo un attimo capire il punto della frizione. Oh, comodissima. Veramente comoda. Teo, devo far benzina. Quindi. Vai. Oh, top.
No, il mio zio con la GoPro in testa, non ci credo. Bellino però, dai. La frizione fra un giocattolo, eh? È proprio stack on off. Non ce la vedi mezzo. Allora, il piano è questo. Andiamo a mettere il fiocco sulla macchina e tutto, l'andiamo a rendere più bellina. Poi passa prima mia mamma, che ha chiamato mia nonna e gli ha detto: guarda, sto venendo da voi proprio perché devo fare una roba con il commercialista. Insomma, si è inventata una cavolata. Mentre mia mamma e i miei nonni sono in casa loro, io arrivo, parcheggio la macchina, la ricopro con il telo per bene, una roba del genere. Ora, come chiamiamo mio nonno? Quello che... devo farlo portare fuori da mia mamma. Adesso ci organizziamo con mia mamma, ci facciamo il piano. Comunque, se devo essere sincero, tutto quello che sto facendo è molto anche grazie a voi. Grazie per quello che state facendo, grazie che vi state iscrivendo in tantissimi sul nuovo canale. È partita una bomba e non vedo l'ora di fare altre cose del genere. Continuate così, raga, che spacchiamo tutto. Il piano è iniziato. Mia mamma sta salendo in casa da mia nonna e mio nonno per intrattenerli prima che io arrivi. Io nel frattempo ero andato a comprare il fiocco. Ciao. Posso chiedere un fiocco enorme? Certo. Fiocco il più grande che hai, rosso. Rosso, ma per caso l'ha ordinato tua mamma? Bravissimo. Allora è già pronto. Ah, è già pronto? Certo. Eccolo. Grazie. Ciao, grazie. Guarda lì, sembra di stare in mezzo al deserto. Guarda che roba qua. Guarda quanto sono agitato, ve lo giuro. Mia mamma avrebbe dovuto intrattenere mia nonna per 20 minuti esatti. Vado. Così da permettermi di posizionare l'auto sotto casa sua. Perfetto, raga. Perfetto, ora dobbiamo solo aspettare che arrivi. Indietro, se no appena escono tipo di andare in retromarcia, ok? Vai, ven dietro, ven dietro. Vai, vai, vai. Gli avrebbe solo dovuto aspettare il mio segnale. E con la scusa di dover portar via l'idropulitrice, mia mamma ha fatto uscire i miei nonni in strada. E a quel punto andava solo fatto una cosa. Sorpresa! Oh, no! Che puttana, guarda che cava. Venite un secondo, lascia questa qui. Lasciala qui. Te non puoi farti lavori tutte le volte a firmare quanto... Vabbè che sono messa mal di testa, no? Cos'è questo? No, non ci credo. E dai, non è vero. Ah, è vero. No, non si può fare una cosa così. Dai. Madonna. Madonna, guarda che sorpresa che ti ho fatto. Siamo, mi stava addorme. Bravo, mi hai fatto, guarda, una cosa proprio. Guarda, hai fatto una cosa proprio. Dove l'hai preso, Samu? Ah, lì in Melisandre, nel concessionario Melisandre. Ah, 2018. Però è troppo. 2018. Samu, è troppo però. Che è troppo? No. No, dai. È perfetto. È troppo, Samu, non puoi fare una cosa così. Vieni qua, Tony. Sarà mia amica. Tony, vieni qua. Ah, ci passa. Ma l'assicurazione come è messa? Tutto attivato, il passaggio è già stato fatto e è prontissimo. Vai tranquilla, è già intestata a te. Ok. È troppo. Ecco perché hai detto siete a casa, che passiamo. Te lo sapevi che arrivava. Sì, noi è mezz'ora che siamo qui ad aspettarvi. Te dovevi fare i tortellini, tipo, sarà che ti dovete fare i tortellini. Noi è mezz'ora che siamo qui sotto ad aspettarvi. Non ho veramente parole per descrivere il gesto che ho fatto. È stata forse una delle cose più belle che abbia mai fatto nella mia vita. E se l'ho fatto è anche grazie a voi che siete iscritti al canale e mi supportate ogni giorno. Vi prometto che farò cose anche più belle di queste. Continuate a seguirmi.